una decina di giorni fa mi ha contattato l'amministratore Giovanni Carnevale e mi ha chiesto se ero disponibile a intraprendere questo rapporto col Sassuolo. Ha detto subito di sì perché, insomma, per me venire a lavorare al Sassuolo è un onore. Io avevo un contratto con lo Spezia che è ancora in essere, ho parlato con la mia società, anzi li ringrazio perché mi hanno dato la possibilità di interrompere il contratto e sono arrivato qui con voi. Ma la proprietà mi ha chiesto di proseguire il lavoro che è stato intrapreso in questi anni, è stato un lavoro abbastanza buono, eccezionale direi, e per cui andiamo avanti sulla linea tracciata dalla proprietà, cercare di migliorare sempre, cercare di trovare degli elementi che sono consoni al progetto che c'ha l'allenatore, per cui diciamo da oggi iniziamo a lavorare e vedere un attimo le problematiche che vengono, che affrontiamo e andiamo avanti. Già ho parlato col mister, da premettere il mister è stato un mio ex giocatore, per cui insomma il rapporto è abbastanza buono. Stiamo cercando in base a quello che succederà oggi e domani, poi di conseguenza ci muoviamo. Per quanto riguarda il ringraziamento a Nereo Bonato, penso che sia sicuramente un dovere da parte nostra per tutti questi anni che sono passati e i risultati che sono riusciti a ottenere. Per quanto riguarda invece Guido Angelozzi, direi un in bocca al lupo per il lavoro che dovrà fare e credo che comunque la scelta fatta su di lui è proprio una scelta ponderata perché crediamo nelle sue capacità, nella sua esperienza e credo che nel gruppo di lavoro nostro potrà sicuramente ottenere degli ottimi risultati. Guarda, noi crediamo sempre in un lavoro di gruppo, in far sì che ognuno di noi debba dare il meglio di se stessi su quello che sono le proprie capacità e qui dobbiamo continuare a proseguire il cammino che stiamo facendo già da un po' di anni e sono convinto comunque che anche grazie a lui e non soltanto a lui riusciremo a fare delle buone cose. Beh, penso che sicuramente la parte più importante, perché in base alla decisione che saranno di questi due ragazzi qui, verrà un po' definito quello che sarà la campagna acquisti e trasferimenti per la prossima stagione, per cui oggi è la priorità in assoluto. La squadra del Sassuolo deve essere composta da giocatori soprattutto giovani e anche italiani. Poi è normale che se abbiamo delle esigenze dobbiamo rivolgerci anche al mercato straniero, però il focus è sempre quello, sia con Berardi dentro o senza Berardi dentro, uguale, non cambia niente la nostra politica. La volontà nostra è quella di non cedere i pezzi migliori nostri, perché noi vogliamo fare un buon campionato, perché vogliamo cercare di ripetere quello che è stato un po' la passata stagione. Sappiamo che è difficile ripetersi, ma ce la dobbiamo fare. È normale che non possiamo privarci dei giocatori più importanti, però in questo momento è ancora abbastanza prematuro per dire che cosa si vuole fare e cosa si potrà fare. Col mister abbiamo un ottimo rapporto, c'è un grande feeling, ci sono idee comuni e quando ci sono le idee comuni su quello che si vuole fare si può lavorare bene. Sa anche lui le difficoltà, le problematiche che ci possono essere. Sappiamo perfettamente che quando magari noi oggi possiamo avere un obiettivo di lavorare con certi giocatori, poi domani viene fuori una richiesta particolare e sia lo stesso giocatore che vuole andare via. Allora, io sono sempre di quell'idea, poche idee ma chiare e cercare di fare le cose nel modo migliore.